serata di spose stasera, serata del convento Village, venerdì, area YouTube, con la nostra sposina che si chiama? Annalisa! Annalisa, da dove viene Annalisa? Da Soncino. Da Soncino, hai portato direttamente a Soncino una mummia egiziana che è la tua amica, questa qui, si è mummificata, non risponde neanche alle domande, ha detto io sto lontana perché così, però non risponde neanche alle domande, bellissimo. Le chiedergli qualcosa. Le chiedo qualcosa? Sì. A quanti anni hai perso la virginità? 5. A 5 anni. E questa così si dice. Ha detto mi porto avanti. Precoce. Ascolto i consigli dei grandi, mi porto avanti. Esatto. Ma mentre la nostra sposina quando no, chiediamo un'altra cosa, dai. Quella della virginità è scontata. Chiediamo piuttosto come ha fatto a conoscere il suo futuro marito. A un karaoke? Al karaoke? Veramente? Tipo come adesso? Tipo. Cioè, quindi potrei essere un tuo potenziale futuro amico, futuro marito? Sì, magari in un'altra vita. In un'altra. Adesso non c'è verso? Niente. È troppo tardi. Sono arrivato tardi. Ha vinto prima lui perché ti ha stregato col suo microfono? No? Dimmi, come è successo? Lui ti ha detto, vuoi cantare dal mio microfono? Tu casualmente ti sei inginocchiata e hai iniziato a cantare una canzone incredibile in quella sala del karaoke? E lui si è innamorato, sì. E lì è nato un amore. Sì, amore. Un amore tra Annalisa e? Matteo. Matteo. Nell'intimità come lo chiami? Ciricirimana. Com'è che lo chiami nell'intimità? Ciricirimbaccolo. Ciccibandolo? Ciricirimbaccolo. Anche tu lo chiami così? No, sì, anche io lo chiamo. Anche tu nell'intimità lo chiami Ciricirimbaccolo. Ma vorremmo vedere Annalisa che ci fa una simulazione mentre è nell'intimità col suo Ciricirimbaccolo. Dimmi come fai, Annalisa. Facci un piccolo spezzettino tipo... Spezzettino, che è cugina dello spezzatino, quello si mangia, lei ci fa invece...